Ed eccoci qua, benvenuti eroi. Oggi con voi ho una coppia bellissima. Sono belli fisicamente, ma sono belli dentro. E questa è la cosa che mi ha conquistato di loro. Hanno scritto un libro bellissimo a quattro mani che si chiama Il Poncio dei Papi, che è già disponibile sul Mondadori Store online. Sono Christian Gastone Lian, ma prima facciamo un passo indietro. Christian Gastone Lian l'ho nominato per primo non per cavalleria, avrei dovuto cominciare da Maria Giulia, semplicemente perché è, diciamo, l'ideatore dell'iniziativa. Maria Giulia l'infante è la sua splendida compagna di vita, si può dire, e anche, Assolutamente. ecco, e anche compagna di avventure, queste avventure che portano sempre a delle iniziative fantastiche. E soprattutto una cosa che mi ha conquistato di voi, ragazzi, è che, oltre ad essere le belle persone che siete, per la legge di risonanza attraete a voi altre belle persone. E quindi poi alla fine parleremo non solo del libro, ma anche di Smart Village Club. Assolutamente. Perfetto, claro che sì. Ecco, questa bellissima novità, che non è più tanto novità perché è iniziata con il periodo, diciamo, più delicato della nostra storia nel 2020, ma sta proseguendo e questa chat su WhatsApp e anche online si sta espandendo e sta accogliendo nelle sue fila altri bellissimi imprenditori, artisti, personaggi del mondo dello spettacolo, un po' di tutto di più. E quindi vabbè, comunque andiamo per ordine. Il Poncio dei Papi, Cristian, da dove cominciamo? Com'è nata la tua idea di mettere per iscritto questa tua bellissima avventura? Come è nata l'idea? L'anno scorso, nelle vacanze anche estive, stavo con Maria Giulia e lei sempre in realtà ha avuto l'idea, anzi da quando ci siamo conosciuti, ma perché non racconti questa storia? E gli dico, ah, vuoi fare un articolo, no? E qualche articolo era già uscito. No, ma no, un articolo, un libro. Dico, no, ma un libro, non lo so, vediamo. E alla fine quelle vacanze che eravamo insieme, molto tranquilli, abbiamo iniziato a dargli un po' di creatività a questa idea che veramente pian pianino che si portava avanti mi emozionava tanto, no? E da lì è nato, si può dire che l'anno scorso il progetto del Poncio dei Papi, l'unico l'avevamo messo come un sogno nel cassetto. E in questo periodo ultimo, il lockdown, abbiamo deciso di risvegliarlo e dargli completamente vita. Cristian, sai che questa cosa mi fa venire i brividi perché è la dimostrazione pratica di come nella vita le situazioni che arrivano, che in apparenza sono le meno facili da affrontare, poi accolgano all'interno come un dono. In qualsiasi modo questo dono si manifesti, comunque accolgono un dono, lo contengono e poi sta a chi, come noi, eroi dei nostri giorni, vuole, diciamo, prendere questa opportunità, la vuole considerare, la vuole vedere, perché poi la percezione cambia a seconda dei nostri filtri, del nostro modo di vivere. Ecco, voi avete saputo trarre il meglio da questa situazione che di primo acchito poteva sembrare, diciamo così, non proprio favorevole alla, per esempio, creazione di liaison tra persone di valore, alla produzione di opere d'arte, alla scrittura, alla pubblicazione di libri. Quindi è meraviglioso. Ti devo fare una domanda, Cristian, la faccio a te. Nonna Ita è ancora tra noi? Sì, grazie a Dio sì. Sì, insomma, ti spero ancora per tanto tempo. Guarda, Ita è una persona geniale, è una signora piccolina ma piena di vita, ok? Che nonostante la sua veneranda età, sprizza un'energia pazzesca, ok? Contagiosa, non sta ferma un attimo, si muove, sempre molto curata, molto carismatica. Quindi questo modo di fare sicuramente ha influenzato anche il percorso di Christian, no? In tutto quello che riguarda sia la televisione, l'ha sempre spronato comunque a mettersi alla prova, no? Bah, in realtà credo che non mi ricordo se l'abbiamo parlato già a Jasmine o no. E la mia nonna sì, è stata il motore di tantissime cose nella mia vita, no? Nel senso, come tu ben sai, io in realtà sono avvocato, stavo lavorando già come avvocato a Buenos Aires
E sono indirettamente, come sarebbe la parola, un amico mi ha chiamato e mi ha detto: Cristian, perché non mi accompagni a fare questo provino in TV, no? Per questo reality show in Argentina? Stiamo parlando di tantissimo tempo fa, ormai sono passati più di 15 anni, nel senso, no? E ho accompagnato questo amico per casualità della vita, come tu ben sai, no? La legge dell'attrazione o la legge del destino, mi hanno scelto. Tutti mi criticavano, no? I miei amici, ma no, ma come fai quello in TV, un avvocato, ma non ti serve, no? E da lì è nata la grande frase di Nonna Ita, che anche tu avrai ritrovato nel libro: Cristian, il mondo è degli audaci, no? Nel senso, perché no, avevo paura, come in realtà, ti dico la verità, avevo paura anche adesso di pubblicare questo libro, no? Perché quando uno mette in mostra la sua creatività, la maggior parte delle volte viene criticato, no? Tante volte per me le critiche sono quasi sempre negative, poche volte sono positive, no? E sono persone che non hanno dentro quella volontà e perciò criticano a coloro che si mettono in mostra e hanno quell'attimo fuggente per fare qualcosa di diverso. In cambio mia nonna mi ha dato quella forza, quella spinta di andare avanti e veramente sono molto contento. E oggi in giorno posso dire che il mio love motive di vita, il mondo degli audaci, perciò io qualsiasi cosa, quando la faccio con il cuore e fino in fondo. Questa è la cosa più bella, Cristian. E tra l'altro voglio dirti, il fatto di andare oltre le critiche, il fatto di dare per scontato che non tutti possono comprendere il valore delle nostre iniziative, perché non tutti sono risvegliati a questa consapevolezza del fatto che la vita ha un valore, ne abbiamo una, e è un peccato non dare, non restituire agli altri quello che si è ricevuto, che è un dono. Tutte le cose di valore vanno condivise. Diciamo, questo perlomeno è un mio principio e credo che sia anche uno dei tuoi valori fondanti. Per cui chi non è pronto a ricevere sicuramente avrà qualcosa da ridire, ma noi siamo dall'altra parte, come dire, ci rivolgiamo a persone che hanno un cuore aperto, una mente aperta e possono apprezzare il valore di quello che diamo. Tu sai che questo programma, quando noi ci siamo conosciuti da Zora Milano, ti ricordi? Era The Wavelet Show, in quest'ora della notte in cui vi porto con me nel mio cuore indifferita, accolgo persone al soul to soul talk, vuol dire che questo è un dialogo a tre, in questo caso, tra anime. Anime di eroi coraggiosi che hanno deciso di andare oltre le loro stesse barriere, perché i principali, tra virgolette, nemici di noi stessi credo non siano le persone che dall'esterno ci criticano più o meno benevolmente, ma siamo noi stessi. E quindi la tua testimonianza qui, Cristian, ha il valore di dare coraggio e di ispirare tutte quelle persone come te, come Maria Giulia, come me, che hanno dei sogni nel cassetto, a tirar fuori questi benedetti sogni, a farli volare, incuranti delle critiche che ci saranno sempre, perché non possiamo piacere a tutti, non possiamo essere compresi da tutti, ma noi siamo chiamati su questa terra, in questo universo, a essere chi siamo nati per essere, e a dare il nostro contributo, punto. Tutto il resto è resto, chi se ne importa. Verissimo. Detto questo, scusate ragazzi, io mi sono lasciato un po' andare perché lo spazio è vostro più che mio, ma ci tenevo a ribadire questo concetto. Quindi questo è lo spazio che permette a te, Maria Giulia, a te Cristian, di aprire il vostro cuore alle persone aperte di cuore che stasera si collegheranno sul canale YouTube per raccogliere questa testimonianza. E al di là della loro fede religiosa, io premetto sempre questo, dico: amo con tutto il mio cuore Gesù, per me è il mio esempio nella vita, ma non voglio fare del proselitismo, non mi interessa. Cioè mi rivolgo ai cuori di tutte le persone, a prescindere dal loro credo, a prescindere dai loro guru, dai loro maestri, dalle loro guide, eccetera. Questa è la premessa. Dopodiché qui ognuno è libero, con rispetto, di parlare della propria esperienza. E la tua, Cristian, nel caso specifico,
tu hai camminato sulle acque, come Gesù ha camminato sulle acque, anche tu hai camminato sulle acque grazie alla tua fede e alle parole che ti hanno sostenuto di nonna Ita. Allora io vorrei innanzitutto salutare nonna Ita, perché questo innanzitutto lo vorrei fare. E poi vorrei chiederti proprio qual è il valore, qual è il messaggio, oltre a quello che hai già apporto, che nonna Ita ti ha dato, che ti ha veramente acceso quell'interruttore, ti ha fatto dire, sai che c'è, io vado e incontro Papa Bergoglio, per incontrare questa persona importante per me nella mia vita. Raccontami com'è andata, Cris, raccontaci. E vediamo su dove posso partire. Partirei semplicemente dal sogno di Ita, no? Quello di comunque che conosceva. Sì, che in realtà nonna Ita è di Flores, no? Un quartiere di Buenos Aires dove in realtà è nato anche Papa Bergoglio, Papa Francesco, Papa Francisco. E nonna Ita mi ha fatto sempre imparare il valore dei sogni, no? Nel senso, io con questo piccolo libro, scusa se ogni tanto vado via per i rami dell'albero della vita, però sono fatto così, non posso farci a meno. Quella mia nonna mi ha fatto sempre imparare un'altra frase o discorso profondo, è quando ti senti abbattuto, quando ti senti male, e pensi che non ce la fai, pensa a quanto amore hai per me. E quello dovrà essere il tuo antidoto, la tua forza, la tua spada, il tuo coraggio per andare avanti e resistere, perché solo coloro che resistono vincono, no? Sembra un po' la frase di Rocky Balboa, in Rocky 5, però è una frase reale che la nonna mi ha tramandato. In un primo momento, devo essere onesto, quando ero piccolo, dicevo, ma non basta ovviamente con l'amore, no? Io questa storia dell'amore ovviamente non me la mangio, me la vendono sempre nei film, io non la capisco, e bisogna avere fortuna, bisogna avere contatti, e bisogna essere raccomandato, no? Però piano piano ho iniziato a intravedere questa forza, che è una forza grandissima, che si nasconde dietro a una semplice frase che ogni tanto non è molto semplice da intravedere, la quale è l'amore. Wow, Cristian, che bello perché parliamo spesso dell'amore, ma tendiamo a strumentalizzare questa parola e ad attribuirle significati che sono così lontani dalla vera essenza dell'amore, perché l'amore che possiamo sperimentare in modo eterno, lasciando un valore a chi rimane quando la nostra vita avrà esaurito il suo compito, è l'amore di tipo incondizionato, che si rivolge alle persone tutt'altro che amabili, alle situazioni tutt'altro che piacevoli, proprio, diciamo, dimenticandoci un po' del nostro ego per lasciare posto a qualcosa di sovrannaturale, di cui siamo fatti, tra l'altro, perché siamo scintille di quella cosa, di quel grande fuoco. Quindi è bellissimo quello che ci stai dicendo. E anzi, voglio già ricordare a chi ci sta ascoltando che il vostro libro, Il Poncio dei Papi, è disponibile nell'online store di Mondadori. Giusto, anche, ragazzi? Anche di Feltrinelli, Yucan Print. E anche Amazon. Amazon ancora no. Ancora non stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Ok, sì. Quando parlate di Feltrinelli vi riferite all'online store o anche al negozio fisico, quindi al libro di carta? All'online store, ma ovviamente qualsiasi persona può andare alla Mondadori o a Feltrinelli e richiederlo. Ah, quindi si può ordinare in versione cartacea. Sì. Ottimo, questa è una cosa molto importante. Allora, do un'occhiata. Anzi, in questo momento veramente non abbiamo fatto tante copie, no, all'inizio, però sono già esaurite, addirittura non è arrivata neanche una copia nonna Ita, che ovviamente dovrebbe avere una precedenza, ma in questo caso non è andata così. Ma senti, Cristian, intanto nonna Ita, se lei si chiama Ita, Ita sta per Italia o è Ita? No, Ita sta perché io da piccolino la chiamavo abuelita, che sarebbe nonnina. Dicevo Ita, e è rimasto Ita per quello. E la nonna si chiama Teresa, per gli amici Teresita.
Amore, senti Cristian, ma il PDF, almeno quello per cominciare, oppure lei comprende l'italiano, parla l'italiano o solo lo spagnolo? No, solo lo spagnolo. Capisco qualche parolina, però lei ti risponderà sempre in argentino, quindi... Spettacolo, quindi siete costretti a realizzare la versione international del libro in spagnolo e in inglese, minimo minimo, Cristian. Vai, Jasmine, ci siamo svegliati, quando è stato? 3 giorni fa? Sì. Con la sorpresa che era in uno store giapponese. Sì. Dopo ti invio la foto anche. No, io vedevo tutte le letterine strane, no? Cioè, vedevo in Giappone, in Rakuten, in Giappone, sì, credo, no? Sì, 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 nello store sì. Del Rakuten Giappone, il poncio dei papi. La unica cosa che capivo era il suo nome e il mio. Immagino, con tutti questi ideogrammi, non è facile se non sai il giapponese, non è che puoi... Ma oggi, Jasmine, è vero che il mondo del web ti permette tanto, tanto, tanto. Ogni tanto, anzi, possiamo chiamarlo il popolo degli amici di online, no? Nel senso, persone che gli piace la tua idea, che automaticamente... o anche per arte di magia ti danno una mano e sono molto grato, perché sinceramente l'altra volta ho scritto una frase che poche persone hanno capito, dico grazie a tutti noi per tanta meraviglia, perché è vero, io da solo non potrei fare niente, trovo nel mio percorso persone fantastiche che, alle quali sono molto grato, che mi danno una mano per arrivare ai miei sogni. Rieccoci qui con Cristian Maria Giulia, si è interrotto un attimo la connessione, che riprendiamo. Allora Cristian, ci stavi raccontando di come la vita ti abbia dato il privilegio di incontrare delle persone bellissime. Parlavamo di legge di risonanza, del fatto comunque che, aggiungerei, non esista la casualità, perché se tutto fosse così casuale, random, alcuni capolavori... Così. No, volevo dire persone fantastiche come te anche, ovviamente, no? Ma con la tua energia. Ma che mega poesia mi hai scritto ieri in la bacheca, Jasmine? Allora, ma tu che io pianga, che mi emozioni. Non va bene, non va bene. Cartellino giallo. Cristian, raccontaci dei momenti che hanno preceduto questo incontro. Cos'è che hai provato? Credevi davvero che sarebbe stato possibile consegnarti in persona il tuo dono? In realtà l'ho vissuta come bene hai detto tu, no? E come un bambino che pensa che tutto è possibile. Addirittura quando la guardia svizzera mi ha detto ma non è impossibile, lei mi deve dare il poncio. Il poncio lo lasciamo lì tra tutti gli omaggi a Papa Bergoglio e dopo ovviamente lui prenderà, e non so come funziona, quello che gli piace di più o quello che gli chiama più l'attenzione. Ma io dentro di me ci credevo, dico perché no? No? O sea, perché no? Perché questo poncio che ha fatto un viaggio così lungo a una persona che è così speciale, e ne ero sicuro che... dentro, almeno fino a un primo momento, dentro la mia mente, che lui sarebbe stato molto contento, no? E quel momento è stato magico perché propriamente io ero convinto, non avevo neanche una virgola di dubbio, no? E nel momento, in realtà, te lo racconto così, ovviamente si capisce, può essere molto di più che certo. Del libro. Quando io vedo... era estate, faceva più o meno 38 gradi, faceva molto caldo. Io ho pensato, indosso il poncio, quando lo vedo a Francesco alle ore 12, salto. Che fai con la manina? Ah, no, scusate, c'è una lumaca qua che stava a punto di prenderla con... Per quello lei mi metteva la mano, io continuavo a fare così con le mani come un direttore orchestra, e in cambio c'è la lumaca qua che si è salvata grazie a Maria Giulia. Non capivo perché mi fermava la mano, no? Dico, adesso ho capito che c'è la lumaca, che sta dormendo sembra la lumaca. Però, vabbè, no, è decapitata. È decapitata. E quindi hai detto, quando lo vedo a ore 12 con il poncio indossato faccio un salto e... Quando lo vedo alle ore 12, esatto, faccio un salto... il salto più alto possibile per dimostrare tutta quella energia e voglia che ho dentro di me,
e vediamo che succede, no? E io salto, no? E in quel momento è come che il tempo si è fermato e vedo che lui però guarda, no? E c'era tutta la gente, ovviamente, che faceva foto, che lo chiamava, no? E in spagnolo, ovviamente lo traduco in italiano per tutti voi, ho detto, Francesco, questo poncio ha fatto 15.000 chilometri per venire da te. Non lo vuoi? E lui lì, ferma, è come che c'è stata una comunicazione molto diretta, quasi telepatica, possiamo dire, no? Lui mi dice, è per me? Certo che per te. E lì si avvicina la guardia svizzera e vuole prendere il poncio, no? Io però dico, no. Lo voglio dare io personalmente, no? Perciò non mollo il poncio in quel momento. E lo guardano, la guardia svizzera guardano ovviamente Papa Bergoglio. Papa Bergoglio fa un gesto come, va bene, che venga. Mi prendono, mi spostano di fianco a lui e io resto con il poncio in mano e lì la foto che tu hai visto e hai pubblicato o sicuramente condividi dopo con tutti noi. E è stato un momento dove il tempo letteralmente si è fermato. Beh, la prima volta che mi ha raccontato, no, comunque la sua esperienza, io sono rimasta scioccata, no, perché io mi immaginavo questa marea umana, no, di persone, tutte quante lì con lo stesso scopo, con la prima volta nella vita, no, di essere a contatto con una persona tanto importante e tanto vicina al cuore delle persone, e il riuscire in un certo senso a emergere senza essere ovviamente di troppo e conquistare però un sogno empatico che è dietro all'uomo, no, che sta ricoprendo in quel momento un ruolo sacro, immaginavo la sua emozione, la sua esperienza. Io personalmente non ce l'avrei mai fatta, infatti ammiro di lui il suo coraggio, la sua perseveranza, il fatto che comunque riesce, no, a sfondare quel muro e andare all'essenza delle questioni, che mi ha affascinato, la prima volta davvero mi ha affascinato, poi il suo modo molto caloroso argentino ha sicuramente influenzato, no, la questione, però devo dire che anche scrivendo e riascoltando sempre questa storia mi emoziona sempre. Christian, siccome ogni parola, ogni gesto, ogni regalo che noi facciamo è portatore di un messaggio che le persone superficiali o chi per scelta rimane in superficie non comprende, perché vede solo un poncio alla fine. Ma se tu potessi scrivere su un biglietto il messaggio che quel poncio contiene, che sicuramente viene dalla nonna Ita, viene da te, che cosa ci sarebbe scritto su questo biglietto, su questa carta pergamena arrotolata che descrive il senso, il significato di questo gesto? Ti dico due parole. Coraggio e perseveranza. Meraviglia, che bello, sono i tuoi valori e io ti vedo animato da questi valori anche nello Smart Village Club, quando in un momento così critico, così importante, in cui tutti noi eravamo lì a casa a chiederci che ne sarebbe stato di noi e del nostro futuro, sei riuscito in una chat su WhatsApp e in un sito che è online, di cui poi darai l'indirizzo così le persone potranno collegarsi, a mettere insieme talenti, creatività, imprenditoria, idee e anche a creare delle liaison all'interno del gruppo. Io stessa ho conosciuto meglio voi, ho conosciuto meglio Cristina, sto conoscendo Mary, Stefano, cioè ci scambiamo dei messaggi magari ogni tanto per salutarci, così per chiederci alcune delucidazioni, e tutto questo è un miracolo di bellezza. Ora, che tipo di visione si apre per questo gruppo, per questa bellissima iniziativa? E sinceramente io vivo tutti i progetti anche imprenditoriali momento a momento. Smart Village è stato creato insieme a Maria Giulia anche lì da una chiacchiera e lockdown, per come fare a continuare a mettere insieme tutti questi amici, no, a parte di imprenditori, artisti, amici con i quali io volevo avere un contatto quotidiano e amici ai quali volevo presentarvi altri amici in realtà per fare gruppo.
Ovviamente che Smart Village Cloud farà degli eventi e delle manifestazioni e farà sempre un gruppo molto più importante, anzi devo dire che questo mese, no, il mese prossimo abbiamo una bellissima idea che faremo in concomitanza, in partnership con la rivista Business, che parla ovviamente del Smart Village Cloud, dei suoi membri, delle sue idee, delle sue iniziative. Il potenziale del Smart Village è infinito, perché il potenziale dell'essere umano è infinito. Perciò io ci credo e veramente sono molto contento, non mi aspettavo questa risposta, perché in realtà il motore siete voi, The Smart Village, no? E ogni persona che ogni tanto con un piccolo buongiorno, tu con la tua positività, ma mi parlano tutti di te, nel senso, vado al lavoro e mi parlano di te. Ossia, ormai Jasmine anche nella zuppa ti troverò tra un po', nel senso, è fantastico. Ai Jasmine, mamma, che bella, con le frasi, con l'energia positiva, no? Dico sì, Jasmine è così, state parlando di lei, perciò anche se non mi dicono il tuo nome, so che sei tu. Che meraviglia, sei riuscito a commuovermi e... ok. Ma è bello perché la verità commuove ogni tanto, siamo così abituati generalmente nella vita quotidiana a una certa diplomazia, razionalità. No? O razionalità, che quando si parla con il cuore è veramente wow, no? Che grande dosi di endorfine. Esatto, si dimentica tante volte dell'empatia, no? Tra le persone, di quel sentimento reciproco, perché siamo tutti abbastanza chiusi adesso. Oggi più che mai con il distanziamento sociale, no? Ci mette un muro fra noi e il prossimo. Ed è terribile. Quindi no, la nostra missione, da un certo punto di vista, può essere proprio quello di abbattere quel muro. Ovviamente rispettando tutto quello che sono le norme vigenti, ma in qualche modo essere sempre vicine alle nostre persone. Ecco. Certo, ed è infatti encomiabile questa vostra iniziativa. Mi chiedo, Christian, se sia un perfezionamento, un'implementazione, una prosecuzione ideale di iLobby, o se invece sia tutta un'altra cosa rispetto a quel tuo sogno di cui mi parlavi, ti ricordi del braccialettino? Come dimenticarlo, che è stato, come si dice in argentino, lo mejor del amor, no? E il miglior amore, nel senso, no? E il mio primo grande amore, e anche oggi continua, e iLobby... capitolo secondo, nel senso, no? E iLobby mi ha dato tanto, anzi, senza iLobby in realtà non avrei neanche, può essere, conosciuto Maria Giulia, conosciuto te. Wow. No? E conosciuto anche tutte le persone che oggi fanno parte di Smart Village. E perciò iLobby è sempre lì, penso anch'io che continua ad essere ad oggi una grande idea vincente. Ovviamente Smart Village è stato creato proprio nel momento del lockdown, del distanziamento sociale, che iLobby in realtà voleva battere quel distanziamento, no? Oggi ovviamente dobbiamo eseguire delle regole diverse, però prima o poi sicuramente ne usciremo più forte, e da lì possiamo dire sicuramente che insieme saremo più forti. Ne sono super convinta, Christian, e io direi di concludere qui il nostro appuntamento, perché è bello poterlo concludere con un messaggio forte e chiaro che arrivi al cuore di tutti gli eroi del giorno d'oggi che stanno vivendo nelle loro case o nei loro ambienti comunque questo momento di rinascita, perché una cosa è certa: quello che è stato e ha permesso a chi di noi ne ha fatto tesoro di lasciarsi alle spalle una vecchia vita per rinascere a se stesso, più consapevole e anche forse più grato di quello che la vita sta mettendo a nostra disposizione di diverso rispetto a prima, e che ci consente di essere forse ancora più vicini, anche se diciamo in digitale, ma i nostri cuori sono appiccicati, cosa che magari prima riuscivamo a fare meno perché più distratti dalla nostra quotidianità. Allora, ragazzi, io vi faccio tanti auguri, prima di tutto per Smart Village Club, per il libro Il Poncio dei Papi, che possa essere nelle mani dei lettori del mondo intero. Poi voglio farvi tanti auguri, e vi ho già
espresso il mio cuore in questo senso per quella che sarà ed è già la vostra vita insieme. Siete una coppia di rara bellezza e ve lo dico perché sono convinta di quello che dico, perché quando vi ho visti per la prima volta, ho visto le vostre foto su Facebook alla ricerca di una copertina per la video intervista da Zor, Cristian, ho detto questi due insieme sono fantastici, cioè proprio sprizzate felicità, gioia, luce, amore da tutti i pori, l'uno per l'altra e insieme per il mondo intero. Quindi il mio augurio è a 360 gradi per voi. Ok, allora voi adesso se avete qualcosa da aggiungere riguardo per esempio ai siti internet dove trovarvi, vi lascio tutto il tempo che vi serve. Così poi salutiamo definitivamente i nostri ascoltatori e poi dopo la registrazione ovviamente proseguiamo per conto nostro per salutarci tra noi, ok? Ok. Allora, il libro è disponibile, come dicevamo, online sul Mondadori Store, su IBS Feltrinelli, che è lo store online, e presto anche su Amazon. Comunque, basta digitare il Poncio dei Papi su internet, su Google, sulla barra di ricerca, e si hanno tutte le informazioni del caso. Si può trovare il cartaceo online? Esatto, digitale. Quindi la scelta è vastissima. E poi il sito dello Smart Village Club, per chi volesse saperne di più su questa iniziativa? Certamente, basta scrivere Smart Village Cloud, village con due G, ok? E subito apparirà il sito, ok? Dove ci saranno le informazioni di quello che è il progetto che è stato iniziale e poi tutte le persone che ne fanno parte. Le persone che fanno parte sono una sezione a parte con tutte le infografiche che riguardano non solo l'imprenditore, ma proprio la persona che sta dietro al ruolo che ricopre. E dobbiamo completarle ancora. Sì, ci mancano ancora dei membri che dobbiamo fare l'infografica. Ma piano piano, visto che è un lavoro attivo, quella di Jasmine. Sto aspettando con trepidazione. Com'è il ballettino, Jasmine, che è stato una miscela di egiziano con tango? Aspetto con trepidazione anch'io di potervi vedere anche fisicamente tutti, e quindi al di là del social distancing io spero con tutto il cuore di poter realizzare con voi un aperitivo gigante magari sui tetti di Milano a contemplare questa città. Grazie per essere con noi. Ciao a tutti, grazie mille Jasmine e grazie a tutti coloro che guarderanno questa intervista con tanta consapevolezza. Cari eroi, per quanto ci riguarda, noi ci riaggiorniamo dopo questo Soul to Soul Talk. La prossima settimana sui social continuerete a seguire le vicissitudini di Ondina e vi terrò al corrente dei prossimi intervistati. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.